Moto2, GP di Misano, Pasini fa poker. Pol davanti a Morbidelli. Un fantastico Mattia Pasini, si prende la quarta pole position stagionale, davanti al pubblico di casa, sul Misano World Circuit Marco Simoncelli. Proprio sul circuito dedicato all'amico fraterno, il Paso si scatena e rifila distacchi ampi a tutti i rivali, escluso il leader del mondiale, Franco Morbidelli, a lungo in testa alla sessione e unico rivale del Paso. Dopo Silverstone, prosegue la striscia di pole del romagnolo, che a Misano infila la quarta di seguito, grazie ad un super giro, chiuso in 1:02.37.390, quando al termine della sessione mancavano ancora 20 minuti. Con quel giro, Pasini toglie la pole a Franco Morbidelli, che soltanto nel finale, a 6 minuti dalla fine, riesce a mettere a segno il personale di 137.473, con il quale si porta a soli 83 millesimi dal centauro dell'Italtrans Racing Team. Alle spalle dei due portacolori italiani, chiude lo svizzero Dominika Egerter, che aveva iniziato a tutta la sessione di qualifiche, siglando subito il miglior tempo, battuto solo da Morbidelli, prima, e Pasini, poi. Alla fine, lo svizzero riesce anche a migliorare il suo crono, siglando il tempo di 137.723, che gli basta a beffare Lorenzo Baldassarri, che con un ultimo tentativo da urlo, si porta a 11 millesimi dalla prima fila, in 137.734. Il quinto tempo lo mette a segno il giapponese Takaaki Nakagami, in 137.777, a 387 millesimi da Pasini, ma con oltre un decimo di vantaggio su Pecco Bagnaia, che all'ultimo tentativo pesca il jolly nella scia di Franco Morbidelli e chiude al 6° grado posto, in 137.889 a 499 millesimi dal connazionale Pasini. Non benissimo Tom Luthi, che si ferma al 7° grado tempo 1:37.937, che significa prima casella della terza fila, davanti a Simone Corsi e Miguel Oliveira, con l'italiano che paga a Pasini 550.000, mentre per il portoghese che è il 9° grado crono a 593 millesimi dal centauro romagnolo. Apre la quarta fila e chiude la top 10 un brillante Fabio Quartararo in 138.056. A ridosso della top 10 chiude Luca Marini, con L11° grado tempo a 670 millesimi da Pasini, che a lungo gli aveva permesso la permanenza in top 10. 16° grado tempo per Stefano Manzi, che chiude a 863 millesimi, davanti al campione in carica della Moto3, Brad Binder, che paga oltre 9 decimi. Locatelli è 21° grado a 1, mentre Fuligni chiude lo schieramento con il 32° grado crono.